Guendalina Tavassi ne ha per tutti e lo ha dimostrato ancora una volta nel nuovo appuntamento con Casa Chi. Su Instagram, Rosalinda Cannavò ha accolto l'ospite del giorno prima di passare la parola ai giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Tra una risata e l'altra, Guendalina ha parlato anche dell'avventura con il portafoglio. Pensava glielo avessero rubato. Si è scagliato contro la presunta ladra sui social per poi scoprire di averlo nella valigia. A Casa Chi si sono complimentati con lei per aver detto la verità e aver scagionato, in un certo senso, gli autori del furto dopo averli denunciati pubblicamente. Lei ha risposto che le è sembrato giusto così. La prima domanda però è stata un'altra e a farla è stata Azzurra. E su chi poteva essere? Su Edoardo Tavassi e Mercedes Enger. Si stanno avvicinando sempre di più. Ma se Mercedes dovesse arrivare a un pranzo di famiglia con il gelato Guenda sarebbe felice? Questa la sua risposta. Devo essere contenta. Perché mio fratello rischia di rimanere singola vita. A questo punto accetterò il gelato con tutto il pacchetto Mercedes. Che poi alla fine sono carini. Io sono sempre preoccupata per Edoardo. Ha preso tante cantonate. Un po' cerco di preservarlo se. Per quanto riguarda il gioco, Guendalina Tavassi ha fatto i nomi dei suoi finalisti dell'Isola 2022. Edoardo, Nicolà, Carmen e Mercedes. In un primo momento ha incluso anche Maria Laura. Ripetendo i nomi nel corso dell'intervista si è fermata a quei quattro. Il suo pensiero su Estefania stava sulle scatole penso pure alle sue amiche. Cercavamo di buttarla fuori e niente. Perseverava. Poi lì è difficile andar via. Ho sempre pensato cosa devono fare i concorrenti per andare via da quest'isola? Perché venivano sempre rimbalzati da una playa all'altra. E Stefania nel gioco è fa. Per quanto riguarda Nick Luciani, invece, ha parlato di una delusione. Tutti avevano fatto amicizia con lui e il Nick di prima piaceva molto a Guendalina. Poi è cambiato. Ha cominciato a uscire fuori negativamente. Di punto in bianco. Dopo l'infermeria è diventato un'altra persona. Non lo riconosco. Per questo non lo vede più in finale. Gli altri non li vorrebbe in finale perché sono arrivati dopo. Le hanno chiesto anche se ha pensato per un momento di proseguire l'Isola dei Famosi. Guendalina ha risposto di no.